Grazie Ronaldo, grazie per questa semifinale. Siamo i più forti d'Italia. Oh, e adesso ci andiamo a prendere anche questa cazzo di Champions League quest'anno. Tanto ormai il campionato si è vinto, la Coppa Italia vaffanculo, tanto si vince ogni anno, ma chi se ne frega, no? Adesso ci andiamo a prendere anche la Champions, così tutti quelli che dicono Asensio 4-1 è finita con sta minchia. Guarda, ha segnato Ronaldo. Van de Beek. Oddio, anche De Ligt. Come? No. Come siamo fuori? No. Ambra! Ambra! Puttana, ma siamo fuori dalla Champions League! Orca puttana di bala! Oh, che bella storia, ragazzi! Che bella storia, che bella storia! Che bella storia! Che bella storia, veramente stasera. Ah, contento come una Pasqua. Sarò un provinciale di merda. Vedo già tutti i commenti lì sotto, merdoso. Intanto non vinci un cazzo anche quest'anno. E sono contento di non vincere un cazzo, ma di vedervi perdere e veramente andare a fanculo di una stagione intera. Perché tanto lo so che voi vincerete il campionato tutti gli anni. Ma se voi non vincete la Champions, avete buttato una stagione e infamerete Allegri fino alla morte, praticamente. Perché è un allenatore che non vince, è un perdente. E poi quest'anno avevate anche Ronaldo, il grandissimo Cristiano. Ah, ma con Ronaldo si vince la Champions League adesso. Ah, sì, dai, quest'anno è nostra, dai, ragazzi, quest'anno è la nostra annata. È andato via Gigi, eh. Però non vi preoccupate, comunque c'è Szczęsny in porta. È arrivato Cristiano, quindi quest'anno è la nostra annata. Ma mi sa che si vince l'anno prossimo, eh? Che dici? Si vince l'anno prossimo? Anche noi, eh? Anche noi. Questa qui, anche questa si vince l'anno prossimo, perché la Coppa Italia tanto quest'anno non si vince, perché non si vince quest'anno la Coppa Italia. Ma sarò anche un provinciale di merda, sì? Ma godo un casino a vedervi perdere, a vedervi perdere i vostri sogni, le vostre speranze. Che poi non avete perso contro il Real questa volta, non avete perso contro lo United, non avete perso contro il Bayern, il Barcellona, avete perso contro l'Ajax. Che per carità, ragazzi, con tutto il rispetto, cioè l'Ajax quest'anno gioca da Dio veramente, ma cioè, è l'Ajax da retta. Cioè, non dico che ci si potrebbe giocare noi a pari merito perché ci farebbero un culo come una casa, però, nel senso, se noi mettiamo le squadre che sono rimaste in lizza per le semifinali, cioè, anche per i quarti, anzi, direi, non facciamo non per quelle che sono passate, facciamo quelle che c'erano per i quarti, cioè proprio un divario, ma una cosa clamorosa. E quindi godo ancora di più perché avete perso contro una squadra che secondo me voi siete andati lì, voi siete andati allo Juventus Stadium stasera pensando di dire vabbè dai, tanto ragazzi, basta una vittoria, un 1-0, un semplicissimo 1-0, e invece no. E invece no, un tuo culo ve l'hanno messo, questi olandesi di merda, ve l'hanno messo nel culo. E io sono veramente contento stasera. Sarò, come ho detto, un provinciale di merda, ma godo, godo un maiale stasera.